Serie assegnata, ma squadre sanno farci divertire. A guardare la classifica, qualcuno potrebbe avere la tentazione di anticipare le vacanze. Già sappiamo chi vincerà lo scudetto, a meno di sconvolgimenti, e anche la strada per la B sembra tracciata per due squadre su tre, perché accendersi ancora per questo nostro campionato praticamente deciso in pieno inverno? Tutti al mare, ci vediamo a agosto. Un concetto esasperato, ovvio. Ma l'evidenza dei numeri rimane lì, davanti a noi. Dopo 20 giornate, quasi 21, il Napoli è inattaccabile, perché gioca meglio. È molto più forte di ogni concorrente, non ha tentennamenti, sbaglia quasi mai e quando gli accade sa subito rimediare. E anche perché tra le inseguitrici non ce n'è una che trasmetta la sensazione di poter vincere 10 partite di fila. In modo da poter approfittare dell'eventuale, molto eventuale, calo della squadra di Spalletti. La superiorità degli azzurri è talmente netta che nemmeno a Napoli riescono a essere scaramantici, lo scudetto lo danno per vinto. Semmai ora coltivano legittime ambizioni da Champions. Non è troppo diversa la situazione in coda, benché ci siano un paio di elementi che lasciano almeno ipotizzare un ribaltone, i recenti risultati del Verona. Che ha mangiato 4 punti allo Spezia in 2 giornate e adesso è lontano solo 5 lunghezze rispetto ai Liguri, l'esempio della Salernitana. La quale un anno fa si è salvata con una rincorsa miracolosa. Ma questo non cambia la sostanza del discorso, la Serie A. Oggi, sembra pressoché finita, nonostante il campionato abbia appena superato metà percorso. Eppure la Serie A ci appassiona lo stesso. Ci riesce anche per questioni di classifica. Che almeno in parte continuano a essere in bilico. La corsa alla Champions, ad esempio. È a suo modo entusiasmante, con 5 squadre e 6 squadre in corsa per 3 posti, la lotta sarebbe stata ancora più serrata se la Juve non fosse stata allontanata dal vertice per decisione dei giudici. C'è però un altro elemento che rende bello questo campionato quasi finito, la capacità di fare calcio di alcuni allenatori e, di conseguenza, delle loro formazioni. Ne abbiamo ammirati, in questi mesi, di tecnici che fanno giocare, giochisti. Li chiamano. Il primo è stato Sottil, capace di arrampicarsi in vetta alla classifica con l'Udinese prima di un calo atteso. Fisiologico diremmo. Ma i friulani, un club che fa scuola, da lustri si inventa campioni raccogliendoli ai confini del mondo rimangono lassù. Occupando quel settimo posto che potrebbe valere l'Europa. E che oggi nello scontro diretto potrebbe prendersi il Torino. Anch'esso capace di divertire in diversi momenti della stagione tra campionato e Coppa Italia seguendo il filogrenata degli investimenti sui giovani, da Ricci a Illich. Lezioni che vanno oltre l'età degli allenatori. Ce ne sono in età non proprio verde. Come Barroni, che sta allontanando sempre più il Lecce dalla zona a rischio. E ce ne sono di emergenti. Tipo Dionisi e Zanetti, i quali hanno in comune l'esperienza all'Empoli e la capacità di costruire squadre efficaci e divertenti, il Sassuolo ha travolto il Milan a San Siro e piegato l'Atalanta. I toscani hanno battuto in trasferta l'Inter e ieri si sono arresi alla Roma regalandole subito 2 gol ma poi facendo la partita e creando motivi d'ansia a Mourinho. E non va trascurato il grande lavoro che a Monza sta svolgendo Paladino, l'ultima invenzione berlusconiana con il timbro di Galliani. L'hanno preso dalla primavera. Ha portato idee e freschezza in una squadra comunque solida. E anche grazie a loro molti giovani e alcuni meno giovani se la serie A regala emozioni. Nonostante lo scudetto se lo stia portando via uno tra gli allenatori più vecchi del campionato. Spalletti. Vecchio sì, ma con idee straordinariamente giovani e moderne.